Buonasera, ben trovati a questa edizione di Focus TG. Ci sono momenti nella storia di una città che vanno segnati sul calendario. Non voglio usare il momento storico, perché i momenti storici sono ben altri, però è una specie di cesura, insomma, un punto fermo di una vicenda che sembrava non avere mai la fine, la demolizione dei palazzi di Via Anelli a Padova. La demolizione della prima palazzina del complesso Serenissima di Via Anelli. Le vedete le ruspe alle mie spalle al lavoro per demolire il complesso Serenissima di Via Anelli, una giornata storica per Padova e per il quartiere, esattamente 13 anni dopo quel luglio del 2006 quando esplose la guerriglia urbana proprio all'interno di questi condomini. Oggi le ruspe e un nuovo inizio, qui sorgerà la nuova questura. Un sogno che diventa realtà. Il complesso Serenissima cade sotto i primi colpi di ruspa. È il D-Day di Via Anelli, il giorno della demolizione delle palazzine ghetto, per anni quartier generale degli spacciatori. Una pagina che la città di Padova vuole cancellare, trasformando questo luogo di degrado nella nuova casa della questura. Qui arrivavano all'alba le volanti per i blitz antidroga. Tra qualche anno da qui partiranno per presidiare il territorio. Per la città, una giornata storica. Non è un merito di un sindaco, questo è il merito di tanti sindaci, da Zanonato a Giustina Destro, di tanti questori, di tanti prefetti. Siamo riusciti a fare un'operazione molto positiva. Per questa giornata storica è arrivato in città insieme al sindaco Giordani anche il vice ministro dell'interno, che ha confermato l'invio di nuovi agenti per la questura, che diventa di primo livello. I tempi sono imminenti, si è deciso. La questura di Padova è stata promossa, entra in prima fascia, il che vuol dire che a regime avrà 101 agenti in più. E mentre la ruspa sotto gli occhi vigili degli operai continua a squarciare la prima palazzina, i residenti stappano le bottiglie di spumante e brindano. Guardate lì nel frattempo come un applauso. Il cantiere, aperto a fine settembre, sta procedendo a pieno regime. Ad ottobre l'abbattimento dei garage e la lunga e difficile operazione di sgombero degli appartamenti ancora stipati di mobili. La rimozione dell'amianto e ora la fase finale. La demolizione dovrebbe concludersi entro febbraio. Soddisfatto l'assessore Michalizzi, che ha avuto il compito non semplice di chiudere l'ardua pratica degli espropri. Via Anelli, quando è stata chiusa, vi ricordate, con i New Jersey, sembrava Belfast, un quartiere che era chiuso all'interno del proprio quartiere. Mi viene in mente la speranza di tante persone, le tante campagne elettorali fatte con la gente che ci chiedeva: ma questa volta ce la buttate giù Via Anelli. Ora il quartiere è pronto a risorgere. Chi ha seguito la guerriglia urbana da cronista se lo ricorda piuttosto bene. C'era anch'io, come avete visto, anche Valentina Visentin, che vi ha raccontato la demolizione, ma soprattutto c'erano loro, gli abitanti del quartiere, che avevano una convivenza a dir poco complicata con questa zona, diciamo così, extraterritoriale. Finalmente è una giornata in cui si può respirare veramente. Tutti con gli occhi all'insù, mentre la ruspa, colpo dopo colpo, sbriciola quei condomini, portandosi via anni di apprensioni. Per i residenti di Via Anelli e delle vie vicine al complesso Serenissima è un giorno storico. Quei palazzoni verdi, roccaforte di spacciatori e degrado, scompariranno in pochi mesi. Ci vogliono circa 15 giorni per abbattere ogni condominio, ma intanto la rinascita per il quartiere è cominciata. Tanto emozionato, oggi è anche il mio compleanno, perciò è un bel regalo. Finalmente è un bel regalo oggi. Dopo anni e anni di sofferenza in questo quartiere, finalmente siamo arrivati al dunque. Spero che sia fatto un po' di pubblicità anche in tutta l'Italia, perché andavi giù in Sicilia, Via Anelli a Padova, Via Anelli. Sono passati 13 anni da quel muro di Via Anelli, tristemente noto a livello nazionale e voluto dall'allora sindaco Flavio Zanonato per contrastare lo scambio di droga tra i pusher e i clienti. Ora qui sorgerà la questura, presidio di legalità. In prima fila ad assistere alla demolizione anche Paolo Manfrin, presidente del comitato Stanga, che per decenni ha animato le campagne per cancellare il ghetto di Via Anelli. Le battaglie che ho portato avanti per arrivare alla demolizione, non so se vi ricordate, nel 26 luglio 2006, quella grande battaglia che ci fu, che poi fu il motivo scatenante che realizzò il muro,
La prima cosa che io chiesi a Zanonato, Vianelli va raso al suolo. Grande assente proprio l'ex sindaco Zanonato. Non mancava invece un altro ex primo cittadino, Giustina Destro, che ha definito la giornata una pagina storica per la città di Padova. Volevo anch'io la questura là. La questura è il posto strategico. Insomma, avete visto come incidono i cambiamenti urbanistici nella vita di tutti i giorni. Per quello è importante seguire quando ci sono i piani urbanistici delle città, capire cosa si costruisce, cosa si demolisce, perché, chi c'è dietro. Ad esempio è molto importante quello che sta avvenendo a Venezia con il campus universitario di Santa Marta. Ad essere interessata in senso stretto è una superficie di 20.000 metri quadri affacciati sul canale della Giudecca, ma è probabilmente l'intera area di Santa Marta ad essere pronta a cambiare faccia anche e soprattutto dal punto di vista sociale al termine di una riqualificazione urbana unica nel suo genere a Venezia. Il nuovo complesso polifunzionale da 650 posti letto per gli studenti universitari è una vera e propria cittadella che, oltre a contribuire a colmare il divario tra domanda ed offerta di abitazioni a canone calmierato, porta nuova linfa ad un'intera area della città. È un intervento che ha diverse valenze, una valenza multipla, contribuisce a quelle politiche che abbiamo attuato in questi anni di attrazione di studenti dall'Italia e dall'estero. È un intervento altrettanto importante per quest'area della città che, attraverso i diversi insediamenti che ormai abbiamo qui a San Basilio, si rivitalizza, si ripopola con studenti che speriamo potranno diventare anche nuovi residenti. 2 anni di lavoro per circa 30 milioni di euro, frutto di una collaborazione tra gli altri di Cassa Depositi e Prestiti, IMPS e MIUR, che hanno visto il recupero di alcuni edifici risalenti all'inizio del Novecento, che avevano la funzione di magazzini a supporto delle attività del vicino cotonificio, in una zona adiacente all'autorità portuale, che in questo periodo ha garantito la piena accessibilità al cantiere, aprendo 2 varchi nella cinta muraria doganale. Abbiamo un rapporto consolidato con Ca' Foscari, che non è dato solo dal campus. Stiamo realizzando progetti scientifici di altissimo livello, paghiamo fondamentalmente in collaborazione 2 cattedre per studiare e sviluppare i manager della logistica del futuro, quindi noi crediamo moltissimo nella relazione porto-città e nella relazione porto-università, e questo che era un esempio concreto di come costruire una relazione anche fisica tra il porto e la popolazione studentesca è stata un'ottima occasione per noi per dimostrare concretamente, insomma, che crediamo in quello che facciamo e nei progetti che facciamo in maniera comune. Dall'altra parte del ponte invece l'ex area di via Umberto I a Mestre viene sostituito il buco che c'era, insomma era uno dei grandi buchi dell'urbanistica, questa volta con una scelta completamente diversa. Si tratta, come spesso accade, della GDO, la grande distribuzione organizzata, insomma un mega supermercato. Ah, era ora, stiamo aspettando da 10 anni questi lavori. Sono iniziati questa mattina qui all'ex Umberto I i lavori di pulizia e risistemazione in un'area che per troppo tempo è stata abbandonata al degrado. Il gruppo Alì, che si è aggiudicato l'asta per l'area, ha dunque iniziato con lo sfalcio delle sterpaglie e il riordino del verde all'interno dell'area, che si affaccia sul Mar Zenego e su cui sorgerà un nuovo supermercato che cambierà il volto alla zona, come da tempo chiedono i residenti. Abbiamo bisogno di un supermercato più grande e poi soprattutto finisce un po' di degrado. Mi dispiace per i drogati che non sapranno dove andare poi, è perché perdono una casa molto importante qua. Era anche ora che lo facessero proprio, anche tardi direi. Ora vi sentirete insomma un po' più sicuri? Sì, almeno è stata fatta una decisione, hanno deciso, non sempre una cosa, poi l'altra, uno rimanda, che altro questo, che altro l'altro, insomma era una presa in giro quasi. Comunque è bene così, che se è vero è ben fatto. Chissà che non li blocchino poi, chissà che non vengano bloccati i lavori, sì. Perché qui in Italia si sa quando si parte ma non si sa quando si arriva. Qualcuno però avrebbe preferito un altro utilizzo dell'area. Io preferirei che facessero verde, dico la verità, perché verde ce n'è poco. È un problema notevole in questo periodo, più degli altri periodi, quello dei furti in casa. Ne parliamo dopo la pausa.
Prima di parlare dei furti in casa, come avevamo annunciato prima della pausa, parliamo dei furti dell'aria, dei nostri polmoni, ovvero dell'inquinamento pesantissimo che si sta verificando in questi giorni, tanto che in alcune città, ad esempio a Padova, scatta l'allarme arancione. Da martedì 10 a giovedì 12 dicembre compreso, si fermeranno a Padova anche gli autoveicoli con motore diesel Euro 4. Il PM10 ha superato per 4 giorni consecutivi il limite di legge di 50 microgrammi per metro cubo d'aria. Lo segnala il bollettino ARPAV, con dati in grave peggioramento tra sabato e domenica, con valori di 65 e 73 microgrammi. Confermato lo stop di moto e ciclomotori a due tempi, il provvedimento vige dalle 8.30 alle 18.30. Vietata per tutti i veicoli la sosta con il motore acceso. Legambiente, per voce di Lucio Passi, chiede misure strutturali per diminuire traffico e inquinamento. Certo, qualcosa è stato fatto, ma non abbastanza e non troppo velocemente, e alle volte in modo contraddittorio. Si pensi al caso della Prandina, in cui il sindaco ha previsto un parcheggio permanente che non farà altro che attrarre ulteriore traffico. Serve invece creare parcheggi scambiatori a basso costo in tutti i punti di entrata in città, dice Legambiente, serviti dai bus, e aumentare le tariffe di quelli più vicini al centro. Bisogna rilanciare il trasporto pubblico locale, finalizzando parte dei milioni di euro incassati con le multe degli autovelox, aumentando la frequenza delle corse dei bus. Questo per quanto riguarda l'inquinamento, poi dicevamo dei furti, ovunque, in tutte le province del Veneto c'è una recrudescenza in questo periodo, il periodo prenatalizio è un classico, poi c'è chi addirittura si muove armato di piccone per svaligiare meglio le case. Sul campo ho visto una roba strana, erano scarpe tutte impantanate. Queste le scarpe abbandonate dai ladri in fuga in via Schiavonia Nuova, resti di una serata di straordinaria criminalità. Stavolta a pochi passi dal terraglio. È qui che la banda del piccone è entrata in azione arrivando in macchina, come si capisce anche dalle tracce lasciate al suolo. L'abitazione di Severino Munareto si trova qui in questa via privata su cui manca l'illuminazione pubblica. Una casa comunque protetta con tanto di sistema di allarme, luci esterne, infissi a doppia mandata. Il blitz poco prima delle 8 di sera, quando Munareto con la moglie è fuori a mangiarsi una pizza. L'allarme suonando mette in moto i vicini di casa, la famiglia Milani. Mio figlio ha preso la pila, ha guardato se c'era se c'era gente, se c'era disturbi, e invece erano già scappati, e allora ha chiamato il vicino per telefono e lo ha chiamato a casa e si è accorto che erano entrati. Una volta in casa il legittimo proprietario scopre che i ladri per entrare hanno usato probabilmente un piccone, una violenza fuori dal comune, come evidenziano i calcinacci a terra e lo stato degli infissi. In camera da letto mancano due orologi di valore e una collanina della moglie. Con queste sicurezze che avevo adottato io in questa casa pensavo di essere più che al sicuro, perché oltre ai serramenti blindati, il sistema di allarme, cosa si può fare di più? Poco prima i ladri avevano visitato anche una casa vicina, dentro una donna ultraottantenne che pare non si sia accorta di nulla fino all'arrivo del figlio. Da quello che ho scoperto questa mattina, hanno anche rubato un panettone buttando poi lo scatolone nell'orto della signora, e la stessa è stata costretta ad andare a dormire altrove perché è molto impaurita da questa situazione. Resta la preoccupazione di un'intera via che adesso corre ai ripari. Chiederemo anche di poter mettere un po' di luminosità in più, anche se la strada appunto è privata, anche magari a spese nostre. Perché tutti hanno paura di andare fuori mezz'ora, un'ora di casa, perché non sai quando torni cosa trovi, se la trovi ancora. Il panettone si ricompra tranquillità e serenità? No. Ci fermiamo per una pausa e poi parliamo anche di rischi che corrono i nostri prestigiosi formaggi veneti.